Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi affronterò un argomento che è abbastanza fresco, è uscito ieri in tarda serata, ovvero il PSG ha messo gli occhi su Pepe Reina. Il PSG avrebbe offerto 7 milioni al Napoli più 3,5 al giocatore. Il Napoli ha rispedito l'offerta ammettente, quindi PSG non contento avrebbe aggiunto all'offerta precedente Areola, però il Napoli ha definito Reina incedibile e fondamentale al gioco del Napoli. E ci vuole un coraggio a definire un giocatore fondamentale che ha subito 60 gol l'anno scorso e che subisce gol centrali. Va bene, è vero che nei gol subiti c'è sia la colpa del portiere, ma è anche colpa della difesa, senza ombra di dubbio. Ma comunque è innegabile che Reina a ogni cacchio di tiro centrale subisce gol. Quindi per questo non mi mette tranquillità e sicurezza. È vero, Ayu, io tengo una specie di astio su Reina, è verissimo. Però tra i gol subiti, tra il tira e molla tra lui e la società, che lui vuole 3,5 milioni. 3,5 milioni per restare a Napoli. Quindi bello amare Napoli, bello difendere Napoli, però intanto vuoi sord. Non mi dimentico quando ha lasciato Napoli per la panchina del Bayern Monaco, quindi per questo ho un mio personale astio su Reina. Poi i tifosi che hanno il prosciutto davanti agli occhi dicendo che ama Napoli, difende Napoli, vabbè. Non riescono molti tifosi, non tutti, a fare un giudizio reale su Reina, perché difende Napoli e quindi è intoccabile, paragonandolo quasi a Buffon, se non migliore di Buffon. Va bene, lasciamo stare questo discorso, sta parentesi. Parliamo di questa trattativa che in realtà non è una vera trattativa, ma è un rumors di mercato, è una voce di mercato che secondo me è difficile cedere Reina, ma è ancora più difficile acquistare un sostituto. Questa mossa di mercato, ovvero cedere Reina e comprare un degno sostituto, bisognava farlo a luglio, quando Reina tentennava nel rinnovare e anche tuttora tentenna a rinnovare, e il contratto di Reina scade nel 2018. E da allora, a luglio, dovevi cedere Reina, dire no, non vuoi accettare l'offerta, vattene. E quindi eri già pronto, avevi più tempo a trovare un sostituto. Ha individuato Rulli, Cragno, Meret. Insomma, Rulli potrebbe essere superiore a Reina, mentre Meret e Cragno sono due ottimi prospetti, però non sono migliori di Reina. Comunque, personalmente, attualmente è molto difficile, perché i tempi sono stretti a trovare un sostituto. Poi ovvio, se cedi Reina o cedi Sepe e Rafael, significa che il Napoli ha in mano il portiere. Togliamoci dalla testa De Gea, sti top portieri, perché questi portieri li puoi acquistare solo su FIFA, oppure questi portieri li potevi prendere a luglio, non a inizio campionato, a inizio stagione. Quindi è molto impossibile prendere quei top difensori. Però se viene Rulli, se dovesse venire Rulli come sostituto di Reina o come titolare e Reina vice di Rulli, io sarei enormemente soddisfatto. Ma comunque per me è troppo tardi, perché mancano 2 settimane alla fine del mercato. Insomma, è un po' difficile. Poi ho il PSG che offre 7 milioni, ma arrotondate e arrivate a 10 milioni. No, così siamo tutti più contenti. Poi è vero, Ayu, Reina ha subito 0 gol tra andata e ritorno. È verissimo. Soprattutto nel ritorno è stato fondamentale in quel tiro centrale di quel giocatore che non mi ricordo. È stato fondamentale in tutte e tre le partite, in queste prime 3 partite ufficiali, dove ha subito solo un gol ma sul rigore. Però lo ribadisco, non mi mette tranquillità, punto. Poi io sono fatto così, mi conoscete, ormai è 1 anno e mezzo quasi che non mi fido più di Reina,
ma comunque ognuno è libero di fare quel che vuole, di pensare quel che vuole. Quindi il video è finito, fatemi sapere voi cosa ne pensate della questione Reina, se è fattibile come trattativa, chi vorreste come sostituto o come titolare con Reina vice. E niente, ci vediamo nel mio prossimo video, che potrebbe essere stasera, visto che oggi ci stanno i sorteggi della Champions. Mi pare che lo fanno su Italia 1 alle ore 17:30. Incrociamo le dita, le braccia, i piedi, preghiamo a San Gennaro, speriamo di avere un girone abbordabile, anche se vedendo le fasce, le prime due fasce soprattutto, è molto difficile, la seconda fascia è più forte della prima. E vabbè, io come al solito metto il mio anello di Assassin's Creed, che non sono così scaramantico. E niente, non so quando pubblicherò il video della reaction dei sorteggi, penso stasera alle 8 o alle 9, poi vedrò, spero di muovermi prima. E niente, forza Napoli sempre, ciao a io. Oh, aspettate un momento prima di chiudere questo video, un momento, aspettate. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto e fatemi sapere soprattutto le vostre opinioni riguardo al video di oggi. Inoltre vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare soprattutto la campanella per ricevere le notifiche. E che in descrizione c'è stato tutto burdel, sia i miei link per seguirmi, Twitter, Facebook, Instagram e tutto burdel appreso come ho detto poc'anzi, e i canali dei The Offiders e di altri canali che reputo interessanti. Ci vediamo prossima volta, ciao a you!